Cari amici vicini e lontani, voi ricorderete che noi abbiamo letto la prima parte, la prima metà di una famosa satira Oraziana. Del grande poeta Orazio, che voi vedete qui in questo libro. Non sono io, satira, è un omonimo. Non è lui, lui non è un poeta, capito? Lui è molto prosaico, lui è molto prosaico. Troppo prosaico. E adesso, capito, c'ha la faccia da pelle rossa, acculturato e ridotto in schiavitù. Toro seduto. Sì, toro seduto. È un pelle rossa da riserva indiana, insomma, praticamente. Allora, queste e le satire, finiremo la lettura di questa famosa satira, che vi preannuncio di nuovo, è una lettura di questa satira, è la satira numero 8, in cui in prima persona il nostro gran dio Priapo racconta come ha messo a posto certe due megere che noi identifichiamo in due personaggi di carattere megerico e che sono la Bonino e la Boldrini. Prima però di entrare nel merito, voglio farvi vedere, perché qualcuno potrebbe dire ma queste sono sconcezze, eccetera, eccetera. Invece questa è veramente cultura scientifica. Questo è un libro di scienza, come voi potete vedere, eh? Ok? Allora, qui c'è scritto una nota che dobbiamo sempre dire. Le emissioni odorigene dovute alla presenza di attività produttive con tali effluenti hanno un notevole impatto su diverse aree, anche di ampia estensione, per cui il disagio arrecato alle popolazioni residenti è tale da influenzare significativamente sia le relazioni sociali che la qualità della vita. Detto questo, leggiamo anche questo, che è un pezzo del famoso scrittore Patrick Süskind, Il profumo. Gli uomini potevano chiudere gli occhi davanti alla grandezza, davanti all'orrore, davanti alla bellezza e turarsi le orecchie davanti a melodie o parole seducenti, ma non potevano sottrarsi al profumo, poiché il profumo era fratello del respiro. Con esso penetrava negli uomini, a esso non potevano resistere e se volevano vivere. E il profumo scendeva in loro direttamente al cuore e là distingueva categoricamente la simpatia dal disprezzo, il disgusto dal piacere, l'amore dall'odio. Colui che dominava gli odori dominava i cuori degli uomini. E infatti noi adesso leggeremo come il gran dio Priapo riuscì a sgominare le due stregacce. E veniamo a noi. Allora, come ho detto, Priapo si imbatte in queste due stregacce, di cui una si chiama Canidia e l'altra si chiama Sagana. Ti ripresente che la parola strega in latino si scrive proprio saga. Allora, io con i miei occhi ho visto Canidia, il nero mantello cinto su in vita, slanciarsi piedi nudi e capelli sparsi insieme a Sagana, la maggiore, ululando. Il pallore le faceva orrende d'aspetto ambedue. Presero a grattare la terra con le unghie e a sbranare a morsi un'agnella nera. Ma guarda, è veramente la descrizione della Boldrini. Ed è quell'altra Baldraccone. Il sangue era versato nella fossa per evocarne i mani, anime che avrebbero dato responsi, cioè anche la Boldrini, no, fa i responsi, evoca i suoi padroni e dice cose che riguardano, no, il futuro dell'umanità, eccetera. Inenarrabili. Esattamente. Anime che avrebbero dato responsi. Con sé avevano un pupazzo di lana e un altro di cera. Quello di lana era più grande perché, a forza di castighi, avesse ragione del pupazzo più piccolo. Il pupazzo di cera stava in atto di supplice. Ricordiamoci questa posizione, la posizione di supplice, che ci vogliono loro signori, di cui la Boldrini
e quell'altra Baldracora. Emanazione diretta. Loro ci vogliono supplici al loro servizio. Per quello propugnano l'invasione di popolazioni barbariche, che poi, diciamocelo francamente, se tu vuoi fermare l'invasione, gli fai affondare quei 10-15 barconi e basta la fantasia. E vai finito. Andiamo avanti. Che poi se volessimo, questi non sono altro, perché da dove vengono? Sono i nostri naturali interlocutori, che sono i nostri vicini di riva. Vengono spinti e leggeremo, e quanto prima lo farò, in un video prossimo, leggeremo le disavventure che ha vissuto uno di questi poveracci per poter poi essere arruolato dai negrieri e spedito in Italia. Allora, chi è destinato a perire alla maniera... No, il pupazzo di cera stava in atto di supplice, come chi è destinato a perire alla maniera degli schiavi. Eccoci, ho detto la parola schiavo e subito batte qui la Chiesa in un solo battito, che intende dire, guardate che vi osserviamo, Dio dall'alto, al di là delle nubi, ti osserva, no? Ecate invoca una delle due streghe, Tisifone crudele l'altra. Ecate e Tisifone sono divinità degli inferi. Avresti visto vagare serpenti e cagne infernali, e la luna fatta rossa nascondersi dietro le grandi sepolture per non essere testimone di simili orrori. Ma questo è il poeta della latinità. In questa poesia lui descrive esattamente quello che è stato descritto per romanzi dell'horror. Per secoli e secoli i romanzi dell'horror hanno preso tutti dal grande Orazio. E se mento in qualcosa, mi imbrattino pure la testa le merde biancastre dei corvi e vengono a pisciarmi e a cacarmi addosso. Senti come impreca il grande Dio Priapo. Addosso Giulio e Pediazia, la femminuccia e il ladro Vorano, sono personaggi della Roma, pittoresca Roma dell'epoca, della suburra, diciamo, diremmo oggi. Gente stile Casa Monica. Ma che sto a ricordare una per una le cose, in che modo le ombre, alternando il proprio parlare al parlare di Sagana, emettessero un suono triste ed acuto, e come quelle di soppiatto nascondessero sottoterra una barba di lupo e un dente di serpe screziata, e come le fiamme bruciasse più viva struggendo il pupazzo di cera, e come io di quelle voci da furie e dei misfatti delle due streghe sia stato testimone inorridito, ma non senza vendetta. Ecco quindi che Priapo si vuole vendicare. Infatti il mio legno di fico, ricordo che questo Priapo era stato costruito su un legno di fico, si crepa sulla natica e io tiro una scorreggia fragorosa come il botto di una vescica che esplode, e quelle via a correre dentro la città. A Canidia cascò giù la dentiera, a Sagana la gonfia parrucca e da sotto il braccio le erbe e i laggi incantati. Uno spettacolo da morire dal ridere e dallo spasso. Noi ci auguriamo che, ovviamente, quando noi ci troveremo ad andare in Parlamento per qualsiasi ragione, ci porteremo veramente un legno, no, di fico intagliato alla modalità priapesca, di modo che possiamo una bella verga, esatto, offrire alle due megere, e ripeto, Boldrini, un trastullo e quell'altra, di cui non ricordo mai il nome, tanto mi disgusta, che l'hanno fatta qua, ministro là, sovrintendente questo, sovrintendente quell'altro, di modo tale anche qui, anche in questo caso, il buon Priapo, emettendo una fragorosa scorreggia, vada finalmente a mandare agli inferi queste due stregacce. Ok? Quindi tu adesso leggi la denuncia che abbiamo fatto.
Questo me lo prendo io. Ah, bravo, vedi di non restituirmelo come quell'altro. Io ho sempre restituito tutto, soprattutto le schede di memoria. Andiamo. Allora, eccola qua. Anche oggi abbiamo fatto il nostro fioretto quotidiano, no? Ti ricordi quando andavi a religione, quando no? A dottrina. Quando facevo, io ancora me lo ricordo, il chierichetto. Nel 1944 facevo i corsi di catechismo per la prima comunione e la suorina, che mi ricordo, l'ha già detto più di una volta, ci parlava sempre di un massone cattivissimo, in cui un prete, facendogli vedere la croce così, questo massone si dileguava praticamente. Eravamo nel 1944 e ci dava delle cosette molto carine fatte da lei, dove si segnavano poi tutti i fioretti, erano dei pezzettini di vetro che si piegavano, capito? Molto bello. Andiamo avanti. Senti, i fioretti di San Francesco, viva Dio, certo, dovrebbero essere rilanciati col Papa Francesco. Allora, avvicina, zoom. Allora, qui abbiamo intitolato questa denuncia Sexy Shop, specialità straniere, via Salaria, Tiberina, Ardeatina, eccetera, eccetera, numero 1000. Lui le osterie uno per uno, Le osterie del numero 1000. Esattamente. Parapolsi, polsi, pa. La 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 la. Eccola qua. Allora, in primis c'è sempre l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, noto massone, noto Bilderberg, noto De tutto. E poi appresso il signor Sergio Mattarella, che non a caso. Vedi, abbiamo nominato il signor Napolitano, c'è la fanfara dei pompieri che suona, capito? Sì. È come la fanfara che suonava il padrino durante il funerale. Può chiamare fra un'oretta, di Casa Monica, stessa cosa. A dopo allora, grazie. Adesso. Allora, seguiamo. Il sor Mattarella, degno epigone o epigono, come poi si può dire, come vuolsi, così colà dove si vuole, ecco, dove si può e ciò che si vuole. Tutto il Parlamento dei senatori e deputati a partire dal 18 novembre 2006, tutti gli sgoverni a partire dal 18-11-2006, tutti i precedenti consigli dei ministri a partire dal 18-11, i governatori della Regione Lazio a partire dal 18-11-2006, tutte le giunte della Regione Lazio a partire dal 18-11-2006, tutti i prefetti della provincia di Roma a partire dal 18-11-2006, tutti i sindaci di Roma a partire dal 18-11-2006, tutti i commissari di pubblica sicurezza, i questori e quant'altri. Perché? Per omissione di atti d'ufficio, istigazione a delinquere, istigazione a disobbedire alle leggi, associazione a delinquere articolo 416 bis, favoreggiamento della prostituzione, atti osceni in luogo pubblico, favoreggiamento degli atti osceni in luogo pubblico, riduzione della schiavitù, favoreggiamento della schiavitù, favoreggiamento della prostituzione minorile, tratta e commercio di schiavi e quante ed eventuali. Giustamente. Allora, leggiamo cosa diciamo, perché l'avete firmato anche voi. Premessa: la prostituzione, professione, si riconduce al mito della prima donna che è fatta coincidere con il mito della terra. E dette luogo alla prostituzione sacra in una duplice visione, sotto la forma del culto della fertilità oppure di dono all'ospite come gesto di genericità. Fino a qualche anno fa era ancora usanza inuit. Sì, ma soprattutto era una cosa tragica, perché quelli che dice dovevano scopare queste donne orripilanti con un puzzo bestiale. Io l'ho conosciute e vi garantisco che scoparsi un cadavere era molto meglio, ma un cadavere putrefatto, non un cadavere qualunque. Molto più. A proposito di un fatto, no? Questi qui, ovviamente, giustamente, non sapendole fare e congiungere con qualcuno, lo dovevano fare accettare. Prima che capitava, poveraccio. Allora, ma soprattutto, per tornare al discorso, come rappresentazione del miracolo della vita. I babilonesi, infatti, ritenevano che almeno una volta nelle vite le donne dovessero recarsi al tempio di Ishtar, Afrodite, che è anche Easter.
Esattamente. Easter, che significa Pasqua. Non ricolleghiamoci al mito della Pasqua, se no non ne usciamo più. Esattamente. Ma questo solo per dire che il mito della donna di Afrodite e della sessualità femminile ha un fondamento religioso antichissimo, risalente probabilmente attorno al 12-13 mila avanti Cristo. E mi pare ovvio, oltretutto. Certo. E quindi doveva concedersi allo straniero che, scegliendola tra le altre, gettava loro delle monete, quindi era pagata. La prostituta greca poi invece, successivamente, era oggetto di grande rispetto. Erodoto narra che la prostituta era una sacerdotessa dedicata agli dèi e, concedendosi, ella compiva un atto di adorazione della dea. Era trattata con rispetto agli uomini, nell'usare di lei la onoravano. Lo dice Erodoto. Seppure la prostituzione femminile non fosse una professione vietata dalla legge, le prostitute, per lo più schiave, mezzo sangue o orfane, erano però oggetto della riprovazione sociale ed erano sottoposte a controlli di legge che fissavano i limiti delle tariffe e il pagamento delle imposte sul reddito quando si vendevano nei templi. Erano consacrate alle divinità e devolvevano i loro guadagni al tempio che le ospitava, godendo per questo di particolari agi e privilegi, o, oltre che ad una buona posizione nella scala sociale. Per esempio Venere Ericina, no? Il tempio di Venere Ericina, dove Fenici, Ateniesi, Greci, Metapontini, Etruschi andavano lì, attraccavano a Erice, perché era un punto di scalo importante al centro del Mediterraneo, e scopavano la Vergine Sacra, no? Soprattutto Vergine. Vergine, no, per modo di dire. Allora, questa è la ragione per cui il papato ha sempre vissuto sulla prostituzione. Chiaro. Perché sarebbe un assurdo pensare che il papato, che si collega con la grande tradizione religiosa, non vivesse sulla prostituzione. Se qualcuno ha qualcosa da obiettare, gli spieghiamo subito come stanno le cose. Al momento vi invitiamo a leggersi la storia della Chiesa e vedere se per caso, no, certe brave ragazze che, capito, esercitavano, non dovessero poi pagare le tasse per poter esercitare. Chiaro? Beh, seguirando, a Roma invece, nonostante le forti limitazioni legali, la prostituzione era molto diffusa. Le prigioniere catturate nei paesi stranieri erano ridotte in schiavitù e sfruttate nei bordelli dai proprietari. Le autorità romane ricorsero a misure rigorose nel tentativo di limitare i lupanari dove si prostituivano le schiave. Le donne che lavoravano nelle case chiuse, le meretrices, erano iscritte a vita agli elenchi tenuti dal governo, dovevano portare abiti vistosi e parrucca bionda, perdevano i diritti di cittadinanza ed erano soggette a pesanti oneri fiscali. Eccolo, eccolo, vedi, vedi da dove, quando noi diciamo l'eredità del papato, che il papato ha ereditato certe costumanze imperiali, eccole qui. Cioè, il papato ha prelevato tutto quello che è competenza e struttura e motivazione logica della struttura stessa dell'impero. E quindi, ma sentiamo che diceva San Tagostino, Tagostino da Tagoste, sì. Quindi non Sant'Agostino da Agosto, ma da Tagoste, che è appunto la città da, lui, da cui lui proveniva. Certamente. No? Proveniva dalla Africa settentrionale, diciamo più o meno. Vescovo di Ippona. Ippona, e quindi era in Africa settentrionale. Passa per essere Agostino, in realtà è Tagostino. Da Sant'Agostino a Tommaso d'Aquino, che fa pure anche un po' rima, da teologi quali loro erano, con tutta una serie di invettive, bollarono la prostituzione tra gli atti più immondi e la paragonarono alle fogne del palazzo. Le fogne sono necessarie, ma restano fogne. Da allora le prostitute sono state trattate sempre più come feccia della società. Poco contava che fossero utili al palazzo, erano invisibili di giorno e frequentate assiduamente di notte. Carlo Magno, per arrivare poi gradualmente appunto ai giorni nostri, constatando che molti centri feudali erano ricettacoli di prostitute, come anche la stessa reggia di Aquisgrana, a Haken. Emanò nell'809 il capitolare De Disciplina Palazzi Aquisgraniensis, per effetto del quale le disdicevoli ospite vennero condotte nella pubblica piazza e fustigate.
Anche i Carolingi aggravarono via via le pene passando al marchio col ferro rovente, quindi questa cosa qui, vedete, all'immersione nell'acqua gelida, al taglio delle orecchie. Qui siamo sempre in un ambito interpretativo e psicoanalitico. Vedete che qui siamo sempre nell'ambito del sadismo. Sì, la degradazione... Questo diciamo... è puro sadismo. Sì, contro delle persone che sono deboli per natura, asservite, messe completamente a disposizione... Della volontà dell'altro. Dell'altro, e in più venivano anche fustigate, eccetera, eccetera, come se questo lavoro lo facessero per propria volontà. Ci sono quelli che lo fanno per propria volontà, ma rappresentano al massimo il 10%. Poi successivamente Enrico II a Londra nel 1161 e Filippo Augusto in Francia agli inizi del XIII secolo riscoprono il ditterio istituito da Solone, un vero e proprio ente di Stato le cui entrate venivano versate nelle casse dell'erario, e legalizzarono i postriboli. Il principio ebbe successo e in tutta Europa si diffusero bordelli legalizzati a causa delle crescenti esigenze del finanziamento degli stati nascenti. Oh, come sempre sulla prostituzione e sul meretricio. Anche adesso, il meretricio si sta costruendo. No, adesso il nuovo meretricio l'hanno portato dentro il Parlamento. Dentro il Parlamento, anzi, proprio all'interno, a capeggiare il Parlamento stesso, alla presidenza del Parlamento. Certo. Nel Cinquecento, poi arriviamo, si assistette al declino del fenomeno, grazie soprattutto alle forze rimostranze dei protestanti e dei cattolici che a quel punto avevano incominciato ad essere davvero morali, nel senso no, buono del termine. No, si combattevano null'altro sulla base del moralismo. Esatto. Siccome una delle caratteristiche fondamentali del protestantesimo in senso lato è il moralismo puramente formale, oltretutto, e lo conosciamo molto bene, basterebbe leggere Kierkegaard, oltretutto. Allora, cosa facevano i cattolici? Per far vedere che non erano da meno, si mettevano a fare i moralisti anche loro. In quell'infame epoca, che è stata un'epoca di stragi incredibili, per cui la popolazione... Solo a Colonia hanno ammazzato 100.000 persone, solo per il fatto che erano protestanti. Esattamente. Caro Paolo III. Andavano tutti vestiti da nero, tanto per dire quanto erano pudichi, no? Proseguiamo. Allora, nel 500 si assistette al declino, come detto, del fenomeno, grazie soprattutto alle forze di rimostranze dei protestanti e dei cattolici. I cristiani condannavano l'immoralità delle case di tolleranza delle loro pensionanti e coglievano anche il legame tra prostituzione e diffusione della sifilide, che era nata in quell'epoca lì, ma non per questo motivo qua, poi lo vediamo. Malattia fino ad allora ignota, arrivata probabilmente dall'America. No, probabilmente, sicuramente. E per fortuna, con tutte le malattie che noi abbiamo portato, ci hanno dato il contraltare. Allora ci hanno dato il contraltare, per fortuna, come dice Voltaire, ricordiamocelo molto bene, Voltaire da questo punto di vista è stato molto critico, ma razionalisticamente critico, no? Dove a un certo punto dice, viva Dio, la diffusione della sifilide ha creato una tale quantità di anticorpi, lui diceva già all'epoca, per cui praticamente siamo tutti gente che è passata attraverso il passaggio della sifilide, ci ha preso più o meno tutti quanti. In molti centri cittadini le autorità ordinarono la chiusura delle case. Un'ordinanza parigina del 1635 prevedeva che le prostitute venissero flagellate, rasate e bandite a vita senza alcun processo formale, tanto per dire che il moralismo era solo di facciata, insomma. È naturale, è ovvio. Ecco. Tra il secolo XVI e il XVII in tutta Europa la prostituzione divenne espressione di ceto sociale. Le trasformazioni dell'agricoltura, l'aggravio sui piccoli proprietari terrieri, dei diritti signorili, il notevole aumento demografico, che nonostante la sifilide e tutto il resto ci fu, fanno crescere una massa di diseredati ai margini della società, fra cui un esercito di prostitute che riempierà istituti di correzione, ospizi e le navi dei deportati nelle terre d'oltremare francesi ed inglesi. Questo è importante soprattutto per quanto riguarda l'Australia. Certo, certo. Beh, l'Australia dopo, il XVIII secolo, sì, che ancora non era stato scoperta. Ah, vabbè, sì. dopo Cook. Allora, la Prussia per prima in Europa nel 1700 adottò una nuova politica contro la prostituzione e le malattie, un sistema di controllo che rendeva obbligatori l'autorizzazione delle case di tolleranza, la schedatura delle loro pensionanti e i controlli sanitari.
La Gran Bretagna permetteva l'esistenza delle case negli anni 60 dell'Ottocento, istituì la visita medica alla prostituta nelle zone portuali e militari. La prostituzione venne circoscritta in Gran Bretagna e negli Stati Uniti nei quartieri a luce rosse, dove le autorità municipali permettevano l'esercizio dell'attività purché non si importunasse la gente rispettabile. Alla fine del XX secolo la prostituzione assume varie forme. Alcune prostitute, utilizzando la grande diffusione del telefono, le cosiddette squillo, lavorano a casa loro e hanno generalmente una lista di clienti abituali. Altre utilizzano la copertura di istituti di massaggio o analoghi, come adesso i cinesi per esempio, moderne versioni della casa di tolleranza. La maggior parte dal 58 in Italia batte il marciapiede. Fra queste ultime, sempre più frequenti, sono le giovanissime in fuga da casa di alcuni anni fa. Le giovanissime in fuga da casa di alcuni anni fa sono state sostituite, ma in molto maggior numero, dalle immigrate clandestine o meno, che ricavano dalla prostituzione i mezzi di sopravvivenza. Parecchie prostitute sono gestite da sfruttatori che a volte fungono da procacciatori di clienti e spesso questi si appropriano della maggior parte del denaro guadagnato. Talvolta si instaura un legame affettivo tra il protettore e le donne che lavorano per lui. In generale si tratta di relazioni basate su rapporti di forza e di sesso. In alcuni paesi la prostituzione... Ma è stato masochistico. Certo. Io ne ho conosciuti alcuni dei papponi, ho conosciuto benissimo il rapporto della relazione che c'era tra di loro e la loro cosiddetta protetta. In alcuni paesi la prostituzione è reato, mentre in altri illegale è l'adescamento o lo sfruttamento o il fatto di vivere di risorse immorali. Laddove la prostituzione costituisce delitto, parzialmente o totalmente, la repressione e le sanzioni si applicano solo alle prostitute e non ai clienti. La legislazione italiana non considera illegale la prostituzione, ma il suo sfruttamento e il favoreggiamento. Nel febbraio del 1958 l'attività è stata regolamentata con la legge Merlin, dal nome della senatrice che la propose, legge che schiudeva le case di tolleranza, fino ad allora autorizzate e regolamentate dallo Stato, viva Dio, depenalizza la legge Merlin il reato di esercizio della prostituzione, vietava agli organi di pubblica sicurezza ogni genere di schedatura e controllo sulle persone che si prostituiscono, alla faccia del cavolo. Allora, in le schedature esistono e come? In occasione, ma ti immagini, sono dappertutto. Allora, in anche occasione... perché servono... al sistema dell'informazione, certo, oltretutto, ma dell'informazione un sistema, diciamo, di sicurezza, ma anche un rapporto naturale che non può mai essere eliminato, e mi limito semplicemente a un riferimento letterario. Quando nel 58 io ricordo che eravamo all'università in occasione della chiusura delle case chiuse, dell'apertura delle case chiuse, facemmo molte manifestazioni di carattere goliardico, eccetera, eccetera, e uscì un libello molto simpatico di Indro Montanelli intitolato Addio Wanda. Carino. Molto carino, ce l'ho, da qualche parte. prosegui. Allora, sino agli anni Ottanta, in Italia e in Europa, la prostituzione è sempre stata intesa come comportamento individuale lecito, libera scelta delle persone che la esercitano. La liberalizzazione dei diritti della donna ha permesso anche alle prostitute il disinibito utilizzo del proprio corpo, rendendole artefici consapevoli della libera commercializzazione del proprio sesso, evidenziando la scelta soggettiva ad un mestiere finora vissuto passivamente, accettato solo perché mezzo equilibratore tra individuo, famiglia e società. E invece adesso è diventato uno sfruttamento economico personale, ma anche trasfrontaliero e di carattere strettamente legato alla globalizzazione. Questo però né più nemmeno, guardate, né più nemmeno che l'invasione barbarica. Esattamente. Questo però non ha tutelato le donne che si prostituiscono dalle forme di sfruttamento sessuale organizzato, in particolare non più quindi il protettore, il pappone, ma lo sfruttamento organizzato. In particolare negli ultimi anni la cosiddetta tratta delle donne, proveniente principalmente da paesi più poveri dell'Europa dell'Est, da alcuni paesi africani come Ghana e Nigeria e da altri paesi sudamericani. Negli ultimi anni, con l'espandersi del web, molte ragazze si prostituiscono adescando clienti via internet. Esattamente, chi utilizza internet è assediato da tutte queste ragazze, quindi lo sappiamo perfettamente. Ma attenzione a non rispondere, perché domani succede un omicidio tra i tanti che ci sono e che sistematicamente vengono descritti e siete possibili gialli, indagati. Potreste essere, quindi mi raccomando, mai rispondere a quelle
offerte. Facendo una riflessione consuntiva su quanto citato, si vede bene come in ogni epoca e sotto ogni cultura, religione e società, le prostitute e la prostituzione sono state viste come un'attività e un comportamento con poche differenze di gradazione fra i diversi elementi di seguito descritti: da un lato turpe, squallido, degradante, disonorevole per la donna, i suoi familiari, il suo ambiente, il suo protettore. Non a caso in quasi tutte le lingue del mondo uno degli insulti più offensivi ed infamanti è per un uomo figlio di puttana, e per una donna ovviamente è puttana, con tutte le possibili varianti, e contemporaneamente considerato d'altro canto come A, una fonte di risorse economiche per la società, soprattutto in epoca lontana, basta ricordare il Tempio di Venere di Cina, come dicevo prima, B, un male necessario a calmierare gli istinti aggressivi degli individui maschi che si scaricano di tensioni fisiche e psicologiche, ciò dovuto al fatto, soprattutto nelle società molto chiuse, illiberali, bigotte e retrive, della impossibilità di relazioni sessuali al di fuori del matrimonio. Esattamente. C, un abietto e riprovevole comportamento, ma supportato da un altrettanto abietto e distorto senso della legalità e dell'onore da parte di frange di benpensanti integralisti che presuntuosamente si ritengono depositari della custodia dei valori, dei buoni valori della loro società. Nulla di nuovo sotto il sole, da che esiste la storia, probabilmente anche da prima. Né quindi deriva che la prostituzione è endemica al genere umano ed ha tutte le sue possibili società, quindi a nulla serve di proibirla e a nulla serve condannarla. Che lo si voglia o meno, bisogna conviverci. Da parte mia sono quindi per la regimentazione e regolarizzazione delle attività secondo le norme di uno Stato moderno che deve tutelare gli interessi di tutti i cittadini, in particolare dei più deboli e soprattutto dei bambini a cui deve essere garantita un'infanzia serena e spensierata, fra l'altro evitando loro la visione di esibizione da parte delle bagasce quali quelle di seguito documentate in pieno giorno e in pieno traffico in zone altamente abitate e trafficate. Dalla disamina imparziale di una problematica a livello concettuale della visione razionale e distaccata, come adesso sto facendo, all'approvazione o anche alla tolleranza dell'ormai arrogante, dileggiante, infame, obbrobrioso atteggiamento mantenuto dalle puttane, ce ne corre. Per non rischiare di essere denunciato per rappresentazione di atti osceni ho volutamente tralasciato di inserire nelle foto ricordo di una minzione accosciata fronte strada alle ore 11:30 della mattina da parte di una zoccola e di una defecazione in piena vista fronte strada al ritorno al mio impegno attorno alle 18:30. Qui esprimo la mia più totale disapprovazione per l'operato di ben 7 corpi di polizia giudiziaria di cui ci siamo dotati, e se i risultati anche in questo caso sono quelli sotto i nostri occhi, siamo proprio messi davvero male. Se questa è la rappresentazione locale della conquista delle puttane extracomunitarie dello Stato, perché questo è, siamo ormai avviati al declino e alla rovina dello Stato, della civiltà e della società. Mi immagino come deve sentirsi una madre di famiglia proveniente da uno dei tanti quartieri periferici che giornalmente accompagna i figli a scuola quando passa davanti a tale oscenità, porcheria e degradazione. Che cosa potrà raccontare ai suoi figli della disfatta dell'eroico, ascolta qua che è troppo bella, cosa potrà raccontare ai suoi figli della disfatta dell'eroico, questa madre utopica che passa mentre, che cosa potrà raccontare ai suoi figli della disfatta dell'eroico Stato italiano e della immolata legalità repubblicana all'impatto delle orde del Pompino, della capitalizzazione delle gloriose, della capitolazione delle gloriose forze di polizia di fronte alla fica, della rotta degli intrepidi magistrati che nulla poterono contro la prepotente armata della topa? Perfetto. E avrei piacere quindi che un governo statale che si dice di sinistra prendesse a cuore un problema che riguarda i più deboli come i bambini e le donne che si prostituiscono sfruttate dalle cosche malavitose. Ho diversi dubbi in merito alle seconde, ma così recita la stampa più accreditata. Avrei più piacere che un governo regionale che si dice della sinistra controllasse con più cura il territorio e la sicurezza dei cittadini, dei cittadini e non delle puttane e dei loro protettori. Avrei ancora più piacere che la più alta carica della provincia rappresentata dallo Stato sul territorio, il prefetto dottor Franco Gabrielli, andasse a realizzare l'unica e indefettibile e indilazionabile azione di pulizia delle strade
dalle varie oscenità messe in atto dalle prostitute extracomunitarie. Ma calma, mettendosi anche lui lì. Ah, capito? Beh, tanto lui è analogo. Adamitico a far compagnia a queste, da queste brave ragazze. Da stime attendibili risulta che in Italia operano fra le 80.000 e le 150.000 prostitute straniere, tutte bene in vista sulle strade nazionali di ogni ordine e tipo. Avrei immenso piacere che il Comune di Roma, che si dice governato da una giunta di sinistra, trovasse la giusta sistemazione per le peripatetiche... Di catto comunismo, non di sinistra. Vabbè, per le peripatetiche da una parte e per i cittadini dall'altra, strade a luci rosse. Possibile mai che 355.000 uomini della polizia non se ne siano accorti e se siano accorti o forse magari rimediano una scopatina settimanale e per questo scambio di favori le lasciano indisturbate? Altrimenti risulta questo tutto... galantissimo, molto galante intermezzo. Dov'è? Altrimenti risulta del tutto inspiegabile perché dopo anni queste esimie signore meretrici alla faccia di ogni morale, legge e sanzione continuano ancora imperturbate e indisturbate ad esercitare il loro lercio meretricio sotto gli occhi di tutti. È ora di finirla con il detto e l'atteggiamento di facilità muina. Il fatto, ieri 21 agosto 2015, transitando su via Tiberina in uscita da Roma alle ore 11, ho contato nel percorso fino a Fiano Romano, regolarmente distribuite in tutta la lunghezza del percorso, ben 32 prostitute di ogni colore, provenienza e razza, il che sta a dire chiaramente in primis... Il vero melting pot, ecco, questo è quello, sì, che vogliono loro, è un'unità mondiale dove le femmine sono tutte prostitute e i maschi tutti froci. Questo è l'ideale della globalizzazione. È l'ideale della globalizzazione esaltata tanto da Napolitano quanto da Papa Benedetto XVI, ricordiamocelo bene. Allora, ben 32 professioni di colore, provenienza e razza, il che sta a dire chiaramente in primis di una precisa e condivisa spartizione del territorio da varie bande etniche che controllano e favoriscono la gestione della prostituzione. In secundis, che la strategia è perfettamente condivisa da tutte le bande appartenenti alle varie etnie. Laudetur Priapus. In secundis, che la strategia è perfettamente condivisa da tutte le bande appartenenti alle varie etnie. In base ci sono degli accordi. Certo. Sono i soliti accordi, certo, di stampo camorristico, certo, tipici dei partiti politici, certo, italiani. In tersis, che la vicenda è perfettamente stabilita alla luce del sole. Ed infine che la polizia, il commissario, il questore, il prefetto e il comitato per la sicurezza non fa una beata ceppa di niente per far rispettare l'ordine, l'igiene, la morale, la legge e la Costituzione, in ciò contravvenendo a loro precisi ed inderogabili doveri istituzionali. Durante il percorso inverso di rientro a Roma alle ore 18 circa ho contato di nuovo 31 prostitute che regolarmente presidiavano il loro posto di lavoro. Ma lo stesso discorso vale per qualunque altra strada, consolare o meno, che circondano Roma, in cui mi sono avventurato in questi 10 anni, ogni giorno sempre più invasi ed occupati da questa legione di puttane e lenoni, in ciò coinvolgendo anche chi avrebbe dovuto procedere secondo le proprie prerogative e funzioni. Ora, dopo lo scandalo del novembre del 2006, a cui si cercò di porre rimedio con la solita pantomima del facita muina, come vi ho sopra detto, è mai possibile che in questi 10 anni nessuno dei funzionari, istituzioni, amministratori, magistrati, politici e quant'altri infami, inetti, incapaci, collusi, sia stato all'altezza di gestire in maniera civile un tema che esiste da sempre? Da che esiste il villaggio e quindi non è un'emergenza e che si sa benissimo come risolvere e... mettere a regime virtuoso. E se prima del novembre 2006 qualcuno poteva affermare, non si sa con quale faccia di bronzo, che non si era reso conto, ora non ha più alcuna scusante, sia per la dimensione della faccenda eppure per il precedente storico che all'epoca, tutti lo ricorderanno, costò la poltrona a vari funzionari. Nel frattempo la situazione internazionale si è ulteriormente aggravata e i temi che 10 anni fa erano facilmente gestibili oggi richiederanno impegni sicuramente più gravosi, a proposito delle migrazioni eccetera, ma ciò non esime i responsabili a tutti i livelli, come in calcio chiamati in causa, e a rispondere della gestione del problema prostituzione, immigrazione clandestina, minorile, favoreggiamento, sfruttamento, non può non più procrastinabile e direttamente responsabili loro, tutta la catena di comando a partire dal Presidente della Repubblica a scendere fino all'ultimo piantone di pubblica sicurezza.
Il presidio del territorio è una funzione sacra, inalienabile, ineludibile, indefettibile per uno Stato che difenda non solo i diritti dei suoi regolari cittadini, ma soprattutto la sua stessa immagine e sopravvivenza. Uno Stato degno di questo nome non può e non deve mai recedere di un passo dalla sua posizione assoluta, inamovibile, ed abdicare alla sua vitale e sovrane funzione, quale in primis il controllo del territorio, in particolare sotto il profilo della sicurezza in ogni sua accezione e dell'igiene e salute pubblica. Tutto ciò premesso, chiediamo di voler procedere con tutti gli atti di adempimenti in ordine alla configurazione della fattispecie di reato sopra evidenziale, rimettendoci, eccetera, eccetera, di procedere per le penali punizioni dei colpevoli, eccetera, eccetera, di procedere attraverso le opportune procedure di istituzione alla verifica in esse del Parlamento e numerosi autori del corso delle vicende attinenti ai fatti denunciati. Ricordo e sottolineo e enfatizzo ad uso di chi mi legge, e parlo del PM, rammentando l'obbligatorietà dell'azione penale, articolo 112 della Costituzione, in caso di evidenti violazioni di legge, e soprattutto l'obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato. Ricordo altresì il giuramento prestato nei confronti della legge alle istituzioni della Repubblica e dello Stato dei cittadini italiani, tutti a cui l'operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici. Ci riserviamo, eccetera, eccetera. Foto, zoom. Queste sono le belle statuine. Aspetta, qui si giocava. Guarda bambini bene. Bambini e bambine. Ok? Ok? Allora, so long sempre. No, allora, a conclusione concludiamo col nostro solito esame stampa. Esame della stampa, e qui ci sono un paio di cosette simpatiche. Questa è la più importante di tutte. Quindi l'amico Tsipras ha fatto l'operazione e poi adesso ha dato le dimissioni. Quindi l'operazione era... Ha venduto i 14 aeroporti. L'operazione era quella di buttare fumo o polvere negli occhi dei greci e dell'Europa tutta, dopodiché, svolta l'operazione, svenduto tutto ciò che si poteva ancora svendere, ha dato le dimissioni. L'altra cosa riguarda, per chi ancora non lo sapesse, la foto, qui, la foto delle famose esequie del capo di Casa Monica. Io lo chiamerei anche Casa Monica, o come ho scritto, scusa, Casa Massima, e come ho scritto in un mio convento, lo chiamerei anche Santa Monica, perché ci sono molte analogie tra questi Casa Monica e quella città che si chiama Santa Monica, che è un puttanaio totale. Oh, funerale show, ecco le colpe. È chiaro che adesso c'hanno le colpe, gliel'hanno fatto fare, si sa perfettamente che l'hanno fatto fare, lo sapevano tutti. Gliel'hanno fatto fare perché i Casa Monica rappresenta un potere reale nei confronti del quale tutti si piegano, dopodiché tu dovrai dire, anzi dillo subito, e dopodiché dovranno dare la colpa a questo. La cosa più schifosa, più veramente infame, tipica dei cattocomunisti, di questa ipocritissima società di cialtroni, rosibindi, baciapile e stronzetti di vario ordine, hanno tolto la patente di pilota all'ultimo.